va a venire in mente questo titolo? Del futuro. Del futuro. Parla del tempo. Anche quest'anno siamo a Più Libri Più Liberi con il Laboratorio d'Arte del Palazzo delle Esposizioni. Dietro di me ci sono dei libri che vengono dal Giappone, che fanno parte della mostra Nihon no Eon, che abbiamo realizzato in collaborazione con l'ambasciata del Giappone, in cui appunto si mostrano dei libri che raccontano l'editoria giapponese degli ultimi 5 anni, insieme alle immagini di Mukashi Mukashi, che invece raccontano le fiabe giapponesi raccontate dagli artisti italiani e giapponesi. E dentro quest'anno alla fiera abbiamo deciso con le biblioteche di Roma di realizzare una serie di laboratori che parlano appunto del Giappone, e con Orecchio Acerbo lo spazio è dedicato a Ichinori, che è un duo francese e giapponese di raffinatissimi artisti, e poi è il loro ultimo lavoro, e racconta il passare del tempo, il passare delle stagioni, e allo stesso tempo parla di ecologia, parla del disboscamento, dell'azione dell'uomo sulla natura. I bambini e le bambine lo hanno seguito con passione e poi hanno ricreato in laboratorio i personaggi misteriosi che popolano questa foresta.